Ha significato per chi ha vissuto la tragedia del crollo di Ponte Morandi veder crollare il ponte di Baltimora, anche se le motivazioni sono diverse. Ognuno di noi, credo, insomma, nelle scorse ore, quando ha visto quelle immagini, è tornato con la mente e con il cuore lì. Così come i soccorritori che sono intervenuti quel 14 agosto 2018. E allora vado a salutare, a ringraziare Giacomo Taglioli, che è infermiere del 118. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie, buongiorno. Allora, grazie tanto a lei per la disponibilità. Le chiedo, quando lei ha visto queste immagini nelle scorse ore, che cosa ha provato essendo tra quelli che sono arrivati subito dopo il crollo del Ponte Morandi? Ma innanzitutto sono contento questa volta di non esserci stato, perché essere di fronte ad una situazione così inconsueta è sempre comunque sinonimo di sgomento e di impreparazione, anche perché fortunatamente se ne vedono veramente pochi. Ritornando a quella situazione, sempre con la presenza dell'acqua e con la presenza di tanti coinvolti, sempre comunque la paura di non arrivare in tempo, di non riuscire ad essere pronti, di non poter dare sempre il massimo per queste situazioni qua, che sono complicatissime. Lì c'è anche la grande complicanza che si trova sull'acqua, e quindi tutta questa situazione complica il soccorso tantissimo. Noi siamo stati sfortunati, ma almeno la quantità di acqua sulla quale si operava era inferiore. Però di sicuro è una situazione che, ritornando indietro nel tempo, crea sicuramente inquietudine e paura che si possano verificare ancora queste cose. Se da distanza di anni, quando lei passa, insomma, sopra o sotto il nuovo ponte San Giorgio, quali pensieri, insomma, quali immagini le ritornano alla mente? Beh, sicuramente la confusione, sicuramente l'affluire dei mezzi di soccorso e la fretta di organizzarsi per far fronte alla situazione, che ancora adesso ti lascia un po' perplessi, che nel senso abbiamo dato veramente prova di essere preparati a queste situazioni qua. Ci vorrebbe molto più addestramento e preparazione. La sensazione è sempre comunque quella di ritornare indietro col pensiero a quella giornata e a quella settimana anche successiva a quella giornata di intenso lavoro e di contatto anche con la popolazione spaventata da questa situazione qua che si era venuta a creare. Quindi sempre comunque un pensiero di rispetto e anche di paura, certo. Grazie, grazie mille a Giacomo Taglioli, infermiere del 118, intervenuto, insomma, nei minuti, insomma, nei momenti successivi al crollo di Ponte Morandi. Grazie mille per il suo Prego. Lavoro, insomma, ovviamente noi abbiamo sentito lei, ma con lei il ringraziamento va ovviamente a tutti quei medici e quegli infermieri che sono intervenuti e che purtroppo voi stessi, insomma, ci avete raccontato. A un certo punto ci siamo resi conto quasi subito che potevamo fare poco rispetto, insomma, a quello che avremmo voluto fare, proprio perché insomma, il 14 agosto ci sono state così tante vittime. Grazie. Certo, certo. Arrivederci, buon lavoro, arrivederci. Grazie.